Ora vediamo alcune osservazioni e approfondimenti sul rendimento del ciclo 8. Si può dimostrare che il rendimento del ciclo 8 si può calcolare in questo modo: 1 meno 1 diviso il rapporto di compressione alla gamma meno 1. Il rapporto di compressione è il rapporto tra il volume massimo e il volume minimo, in questo caso era 2,5 perché è 20 diviso 8, cioè i volumi stanno nel rapporto 1 a 2,5. Come si dimostra questa formula? Si parte dalla definizione di rendimento e prima si dimostra che il rendimento del ciclo 8 è 1 meno il rapporto dei salti termici. Quindi questa diminuzione di temperatura diviso l'altro aumento di temperatura. E poi si dimostra che questo rapporto dei salti termici è 1 su il rapporto di compressione alla gamma meno 1. Per il momento questa dimostrazione non la faccio, ma vado a ragionare direttamente sul rendimento del ciclo 8 espresso da questa relazione. Vediamo che qui non vi compaiono le temperature massima e minima del ciclo 8, vi compare invece il rapporto di compressione, che compare elevato a un esponente maggiore di 1. Questo perché l'indice adiabatico gamma è il rapporto tra i calori specifici molari a pressione a volume costante. Quella a pressione costante è sempre maggiore di quella a volume costante per la relazione di Mayer, quindi l'indice adiabatico è sempre maggiore di 1. Perciò gamma meno 1 è un esponente positivo. Forse prima ho detto un esponente maggiore di 1. No, l'indice adiabatico è maggiore di 1, l'esponente gamma meno 1 è positivo. Studiamo quindi come varia il rendimento del ciclo 8 al variare del rapporto di compressione. Al crescere del rapporto di compressione, questo denominatore diventa sempre più grande e dunque la frazione 1 diviso questo denominatore diventa sempre più piccola. In conclusione, il rendimento del ciclo 8 tende a 1 da sinistra, quindi tende a diventare il 100%, quando il rapporto di compressione tende all'infinito. L'altro caso limite è quando il rapporto di compressione tende a 1 da destra, perché il rapporto di compressione può andare da 1 fino all'infinito. Con il valore 1 del rapporto di compressione, quando praticamente i due volumi massimo e minimo sono uguali, quindi non c'è né espansione né compressione adiabatica. Perciò al limite del rapporto di compressione che tende a 1 da destra, questo rendimento tende a diventare 1 meno 1 e quindi tende a 0 più, cioè vuol dire un rendimento che si annulla. Del resto è logico perché le due adiabatiche le due isocore vanno praticamente a coincidere perché il volume massimo e minimo diventano sempre più vicini, praticamente identici. E quindi il gas assorbe calore, ma il lavoro compiuto è una fettina sottilissima, un'area praticamente nulla. Qui però ci interessa vedere quello che succede quando il rapporto di compressione va verso l'infinito. E abbiamo visto che il rendimento del ciclo 8 teoricamente tende a 1, cioè tende al 100%. Ora è giusto che il rendimento cresca con il rapporto di compressione, infatti i motori più potenti hanno un maggior rapporto di compressione, però si capisce che non può diventare il 100% e neanche avvicinarsi asintoticamente al 100%. Questo perché abbiamo già calcolato prima il rendimento del ciclo di Carnot che opera fra le stesse temperature massima e minima, cioè 626 Kelvin e 273 Kelvin, e il rendimento di Carnot era il 56%. Allora non è possibile che il rendimento del ciclo 8, che pure è una macchina reversibile, possa superare il rendimento di Carnot, arrivando fino al 99% e al limite al 100%. Quindi evidentemente c'è qualcosa che non va in questi ragionamenti, in questi calcoli. Qui è spiegato appunto che questo fenomeno apparentemente assurdo in realtà avrà una spiegazione. Aumentando il rapporto di compressione all'infinito, il rendimento del ciclo 8 a un certo punto supera quello di Carnot e questo è assurdo, ma la spiegazione c'è, perché si tratta di un'assurdità solo apparente. La spiegazione la possiamo capire guardando questo grafico che riporta il ciclo 8 al variare del rapporto di compressione. Questo disegno non è in scala, ma comunque spiega quello che accade quando noi, partendo dal volume iniziale di 8 litri, scegliamo rapporti di compressione diversi. Nel testo del problema il rapporto di compressione era 2,5, il volume saliva fino a 20 litri. Io qui ho immaginato invece rapporti di compressione pari a 2, 3, questo numero particolare 3,482 e il rapporto di compressione 4.
Dopo vedremo perché questo rapporto di compressione è quello critico. Ora, anche se il disegno non è scala, immaginiamo un rapporto di compressione pari a 2. E il ciclo 8 è quello di colore blu. Cioè questo, dallo stato D c'è la diabatica di espansione fino allo stato E, poi l'isocora di raffreddamento e l'altra diabatica fino allo stato C. Quindi questo è il ciclo 8 con rapporto di compressione pari a 2 e le due isoterme sono questa e quest'altra che dovrebbe avere volume doppio se il disegno fosse scala. Ora, lasciando le due temperature massima e minima inalterate, 626 Kelvin, 273 Kelvin e anche lo stato D inalterato, perché era quello iniziale con pressione praticamente 6 atmosfere e mezzo quasi circa e volume 8 litri. Quindi, lasciando inalterato lo stato D iniziale e le temperature massima e minima, cambiamo il rapporto di compressione, che vuol dire, prendiamo per esempio un rapporto pari a 3, allora il volume si allarga di più di prima, non si ferma più qua, ma prosegue fino a questo punto chiamato E3. Dopodiché c'è il trattino di isoterma di raffreddamento e di nuovo l'altra diabatica di compressione fino ad arrivare allo stato C3. Vediamo che adesso il ciclo 8 è diventato più lungo ma anche più stretto. Più lungo perché il volume si è espanso di più, si è allargato di 3 volte anziché 2, ma più stretto perché quando uno arriva al volume triplo, poi è costretto a un raffreddamento isocoro molto piccolo, in quanto arriva subito all'isoterma inferiore. Quindi questo ciclo 8 diventa molto stretto, molto sottile. Se noi vogliamo aumentare ancora di più il rapporto di compressione, arriveremo a un valore, che è questo valore critico 3,482, in cui la diabatica va a incontrare proprio l'isoterma fredda. A quel punto non vi è più spazio per l'isocora di raffreddamento, perché questa isocora si riduce a un punto. In pratica i punti E e B, man mano che aumentiamo il rapporto di compressione, diventano sempre più vicini tra loro. Già E3 e B3 erano molto vicini rispetto a E2 e B2. Nel caso del valore critico del rapporto di compressione, i punti E e B vanno a coincidere. Quindi l'isocora di raffreddamento sparisce e la diabatica di ritorno di compressione coincide con la diabatica di andata, cioè di espansione. E quando si arriva di nuovo al volume iniziale di 8 litri, di nuovo non c'è spazio per fare l'isocora di riscaldamento. Quindi viene a mancare anche l'isocora di riscaldamento, così come è venuta a mancare l'isocora di raffreddamento. Il ciclo 8 a questo punto non è più un ciclo, ma è una diabatica sola che viene percorsa in espansione e in compressione andata e ritorno. Chiaramente il lavoro che produce questo ciclo è zero, perché non c'è area non c'è area descritta nel loop. Infatti non è più neanche un loop, è un'unica trasformazione percorsa all'andata e al ritorno. Se poi vogliamo aumentare ancora di più il rapporto di compressione, portarlo per esempio a 4, allora il volume del gas da 8 litri quadruplica, arriva per esempio fino a qui, E4. Ma allora quando noi dobbiamo tornare sull'isoterma fredda, invece che una isocora di raffreddamento, dobbiamo fare un'isocora di riscaldamento, perché ormai la diabatica di espansione è andata a finire sotto l'isoterma fredda. Quindi, una volta superato il rapporto di compressione critico, questo valore qua, il ciclo 8 smette di essere percorso in senso orario, ma diventa un ciclo antiorario. Infatti, arrivati nel punto E4, noi dobbiamo riscaldare con l'isocora per arrivare alla temperatura fredda. E poi l'altra diabatica di ritorno di compressione ci farà superare la temperatura calda per arrivare a un punto più alto, qui indicato con C4, allora dovremo fare una isocora poi di raffreddamento anziché di riscaldamento. Quindi, superando il rapporto di compressione critico, viene fuori che il ciclo viene percorso in senso antiorario, non è più quindi un motore termico, ma è diventato un frigorifero, come infatti è scritto qua, frigorifero. Dunque, il calcolo teorico che avevamo fatto prima, che il rendimento del ciclo 8
tende a diventare il 100% con un rapporto di compressione crescente all'infinito, o perde di significato. Perché per un rapporto di compressione già superiore al valore critico, che è circa 3,482, il ciclo Otto non esiste più come motore, ma diventa un frigorifero. È spiegato anche qua. Se il rapporto di compressione supera questo valore critico, l'adiabatica DE, cioè questa, l'adiabatica di espansione, scende al di sotto della temperatura B, temperatura fredda, non si forma più il ciclo Otto. Il raffreddamento, questo che era un raffreddamento isocoro IB, diventa un riscaldamento isocoro. Il ciclo Otto viene percorso in senso orario e diventa un frigorifero. Queste cose si possono vedere anche nel file Excel. Qui ho impostato i valori del problema con un rapporto di compressione 2,5 più tutti gli altri dati. E qui il grafico ci mostra il diagramma PV con gli stati D, E, BC, che sono questi, D, E, BC. Quindi l'adiabatica di espansione, l'isocora di raffreddamento, l'adiabatica di compressione e l'isocora di riscaldamento. I valori delle pressioni e delle temperature e anche dei volumi, vediamo 8 litri, 20 litri, sono quelli già calcolati prima nello svolgimento del problema. Abbiamo una temperatura massima nel punto D di 626 Kelvin e una minima nel punto B di 273 Kelvin qua. Poi abbiamo le altre due temperature, 340 Kelvin nel punto E e 502 Kelvin nel punto C. Che a parte qualche piccola imprecisione numerica dovuta alle approssimazioni, sono le stesse temperature che vediamo qui: 626 Kelvin, 339, 340 Kelvin, 273, 502, 503. Qua giù possiamo anche vedere il rendimento del ciclo Otto del problema, che era intorno al 46%, mentre invece quello di Carnot, che opera fra le stesse temperature massima e minima, queste due, era maggiore, 56% circa. Invece in queste altre colonne ho immaginato di lasciare le temperature massima e minima identiche, tutti gli altri dati identici, cambiando soltanto il rapporto di compressione. Qua per esempio un rapporto molto piccolo, praticamente 1,01, vuol dire che il volume del gas non aumenta quasi per niente. Poi in quest'altra colonna rapporto di compressione 2, 3, qui c'è il rapporto valore critico, rapporto di compressione critico, poi 4, 1000 e così via. Così possiamo controllare i casi limite che abbiamo studiato prima, quando il rapporto di compressione tende a 1 da destra e quando invece va all'infinito. Nel primo caso il rendimento tende a 0, nel secondo caso teoricamente il rendimento tenderebbe all'infinito e questo era l'apparente paradosso. Il file Excel ci conferma queste tendenze, almeno quella quando il rapporto di compressione tende a 1 da destra. Qui ho inserito il valore 1,01. E vediamo che in effetti il volume cresce pochissimo, da 8 litri soltanto a 8,08. E il rendimento del ciclo Otto, così stretto, è solo dello 0,7%, quindi si conferma un rendimento tendente a 0. Proviamo quindi ad aumentare il rapporto di compressione, da 1,01 passiamo a 1,1, adesso il volume passa da 8 a 8,8, prima passava a 8,08. E vediamo che il rendimento cresce un po'. Andiamo al rapporto di compressione 2, il rendimento adesso è il 37% e le adiabatiche cominciano a vedersi bene. Questa è l'adiabatica di espansione, questa è l'isocora di raffreddamento, l'altra adiabatica di compressione è l'isocora di riscaldamento. Andiamo al rapporto di compressione dato dal problema, 2,5. Abbiamo il rendimento del 46% circa. Ora passiamo al rapporto di compressione 3. Il volume triplica, passa da 8 a 24 litri. E vediamo, come già visto prima nel grafico disegnato a penna, che l'isocora di raffreddamento tende a essere sempre più stretta, sempre più corta. Questo perché la temperatura dello stato E si abbassa, adesso è 301 Kelvin, si abbassa e si avvicina sempre di più alla temperatura dello stato B, che è 273 Kelvin. Quindi il salto termico tra lo stato E e lo stato B diventa sempre più esiguo. Per confronto facciamo un passo indietro, torniamo al rapporto di compressione 2,5, vediamo che il salto termico era maggiore. Infatti la temperatura dello stato E era 340 Kelvin, ancora abbastanza diversa dalla temperatura dello stato B, 273 Kelvin.
Invece, portando il rapporto di compressione a 3, la temperatura dello stato B rimane sempre la stessa perché quella era fissa, la temperatura invece dello stato E si è avvicinata sensibilmente alla temperatura di B. Quindi il salto termico è diventato più piccolo e ancora più piccolo diventa se noi aumentiamo il rapporto di compressione. Per esempio a 3,2 rapporto di compressione il volume aumenta di più, ma i due stati E e B sono praticamente quasi coincidenti. Infatti la temperatura dello stato E, che è lo stato il puntino superiore, è quasi uguale a quella dello stato B, 289-273 Kelvin. Aumentiamo ancora il rapporto di compressione, 3,3, le due temperature sono ancora più vicine, 273-283, e l'isocora di raffreddamento è ancora più esigua. Il ciclo 8 praticamente è una striscetta sottilissima, perché le due adiabatiche di andata e ritorno praticamente quasi coincidono. Aumentiamo ancora il rapporto di compressione, 3,4, e praticamente possiamo dire che l'isocora di raffreddamento non c'è più. Le temperature sono quasi identiche, 277 Kelvin nello stato E, lo stato sì, E, e 273 Kelvin nello stato B. Vediamo anche che si conferma la tendenza del rendimento ad aumentare. Per verificarlo torniamo al rapporto di compressione 2,5, 46% di rendimento. Passiamo al rapporto di compressione 3, 52% di rendimento. Rapporto di compressione 3,2, 54% di rendimento. Rapporto di compressione 3,3, quasi il 55%. Rapporto di compressione 3,4, siamo quasi al 56%, quindi vediamo che il rendimento del ciclo 8 si avvicina a quello di Carnot. Quando arriviamo al rapporto di compressione critico, 3,482, il rendimento del ciclo 8 diventa esattamente uguale a quello di Carnot, 56,4%. E questo è il ciclo 8, praticamente sono due punti soli. E non più 4 perché le due adiabatiche coincidono, le due isocore sono sparite. Infatti il lavoro del ciclo è 0 perché non c'è più nessun'area tra le due adiabatiche perché sono la stessa adiabatica. Allo stesso modo non c'è nemmeno calore assorbito, anzi questo è il calore ceduto, non c'è calore ceduto e non c'è nemmeno calore assorbito perché appunto le due isocore sono sparite. Quando andiamo a calcolare il rendimento con questo valore critico del rapporto di compressione otteniamo la forma indeterminata 0 su 0 perché dobbiamo dividere il lavoro del ciclo diviso il calore assorbito, che è 0 anche lui. Qui ho aggiunto una cifra, non si vede, ho aggiunto la cifra 3,4821, così il valore critico del rapporto di compressione è ancora più preciso. In corrispondenza di questo valore critico non c'è calore assorbito, non c'è calore ceduto. Il lavoro del ciclo è 0 e il rendimento è una forma indeterminata 0 su 0 che però in realtà coincide con il rendimento del ciclo di Carnot. Ora vediamo che succede quando superiamo il valore critico del rapporto di compressione, per esempio andiamo a 3,5. Le caselle si sono colorate di viola, di granata, quello che è, perché adesso il calore ceduto è diventato un calore assorbito con il segno più e il calore assorbito è diventato un calore ceduto con il segno meno. Questo perché la temperatura dello stato E è scesa sotto la temperatura dello stato B, cioè la diabatica è andata a finire sotto l'isoterma fredda. E quindi l'isocora, che prima era un'isocora di raffreddamento, è l'isocora EB. Adesso invece è diventata un'isocora di riscaldamento. Ed è per questo che durante questa isocora EB il calore è positivo, cioè è assorbito. Mentre invece l'altra isocora quassù, l'isocora CD, è diventata un'isocora di raffreddamento anziché di riscaldamento. Così come avevamo visto in questo disegno a penna, ora il ciclo 8 è questo qua con la diabatica che va a finire sotto l'isoterma, quindi qui serve un'isocora di riscaldamento, poi c'è l'altra diabatica di ritorno e infine l'isocora di raffreddamento. Perciò qui il gas assorbe calore e qui lo cede, è diventato un frigorifero. E infatti il lavoro che compie il ciclo 8 in questo caso è un lavoro negativo.
Quindi vuol dire che non sta fornendo lavoro meccanico all'esterno, ma sta assorbendo lavoro dall'esterno. Esattamente come fanno i frigoriferi, ricevono energia per funzionare e spostano calore da una sorgente fredda a una calda. Infatti questo ciclo 8 cosa fa? Prende 11 joule di calore dalla sorgente fredda, cioè durante questa isocora riscaldamento. Questi 11 joule li mette insieme ai 15 joule che riceve come energia dall'esterno per funzionare e quindi insieme fanno 26 joule che va a scaricare alla sorgente calda, cioè scaricare il tratto CD che è un'isocora di raffreddamento. Questo ciclo 8 con rapporto di compressione 4 è un frigorifero che prende calore qua, prende 11 joule di calore, ci mette altri 15 joule di energia che riceve dall'esterno per funzionare e poi scarica 26 joule di calore qua su. Allora è chiaro che il metodo che supera quello di Carnot non ha più senso, perché il ciclo 8 non è più un motore termico, è diventato un frigorifero. Non fa più lavoro, ma riceve lavoro dall'esterno per funzionare. In conclusione, per rapporti di compressioni più grandi del valore critico, o 3,482,1, va bene, che succede? Che questi valori non hanno più senso, perché il ciclo 8 non esiste più, ma è diventato un frigorifero. È meglio dire il ciclo 8 non esiste più come motore.